Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video dello staff di Storia d'Italia, benvenuti in questo nuovo episodio dedicato ai velivoli della Legia Aeronautica. Quest'oggi parleremo di uno dei più famosi idrovolanti che presero servizio nell'arma. Stiamo parlando dell'Aerone, ovvero il Cant Z506. L'Aerone era un idrovolante a doppio galleggiante e trimotore dalla bassa, sviluppato dalla metà degli anni 30 e prodotto dall'italiana Cantieri Uniti dell'Adriatico Centrale, nel cantiere navale triestino. Questo aereo rappresentava l'evoluzione di un precedente modello, ovvero il Cant Z505. Furono modificate la fusoliera, l'apertura alare e il sistema propulsivo. Entrambi i progetti furono sviluppati dal brillante ingegnere Filippo Zappata, che dopo una breve esperienza in Francia alla Blériot, fu assunto dall'azienda Monfalchese nel 1933. Particolarmente significative, tra le sue realizzazioni, l'elegante idrovolante a scafo centrale Cant Z501, nonché numerosi altri trimotori, come il 506 ed il Cant Z1007. Il progetto dell'ingegnere di Ancona, nato per rispondere alle esigenze della compagnia aerea Ala Littoria, per la fornitura di un nuovo idrovolante di linea da utilizzare sulle proprie rotte commerciali via mare. Si rilevò essere uno dei migliori idrovolanti mai costruiti e nonostante avesse la struttura in legno, era in grado di operare anche in condizioni atmosferiche proibitive. Infatti, consentiva di soccorrere anche in condizioni di mare forza 5 eventuali naufraghi. La produzione totale dell'Aerone raggiunse le 324 unità. La prima versione del velivolo, prodotta a partire dal 1935, fu portata in volo per la prima volta il 19 agosto dello stesso anno, ai comandi del pilota collaudatore Mario Stoppani. Questa prima serie, dedicata al mercato civile, montava motori americani, dei Wright Cyclone, e fu utilizzata dalla compagnia Ala Littoria sulle tratte a lunga percorrenza. L'aereo poteva trasportare dai 12 ai 14 passeggeri più due uomini d'equipaggio. L'aereo si fece presto notare sia all'estero che in Italia. La stessa azienda Monfalchese, capendo le potenzialità in ambito bellico del velivolo, richiese al nostro Zappata di progettare una versione per un utilizzo bellico, versione che fu presentata alla Regia Aeronautica nel 1937. Denominato Cant Z506B, dove la pista per bombardiere, si presenta come una versione estensivamente modificata del modello civile, introducendo una nuova fusoliera, aggiustando il profilo aerodinamico del mezzo e modificando anche la cabina di guida. Infatti, questa volta i posti di pilotaggio sono in tandem, invece della classica posizione in cui il pilota e copilota si trovano affiancati. Per la motorizzazione si decise di adottare dei motori Alfa Romeo. Stiamo parlando dei propulsori 126 RC34 da 750 cavalli. Sebbene la potenza dei motori era uguale a quella del modello civile e il peso del velivolo era considerevolmente aumentato, il Cant Z506B si dimostrò notevolmente più veloce rispetto al suo predecessore. Inoltre, venne adottata una lunga gondola ventrale, con la parte anteriore riservata alla cabina ventrata del puntatore, o navigatore, la parte centrale, apribile grazie a due ampi portelloni, destinata ad accogliere l'armamento di caduta, per un massimo di 1000 kg di bombe di vario calibro, o un siluro da 450 mm, e quella terminale destinata alla postazione difensiva inferiore. L'armamento di lancio inizialmente previsto comprendeva una mitragliatrice Safat da 12,7 mm, installata in una torretta girevole e rientrante in fusoliera con un comando oleodinamico Breda modello 1, ubicata immediatamente alle spalle della cabina di pilotaggio, e da una Safat da 7,7 nella postazione ventrale. Successivamente furono introdotte due Safat da 7,7 occultabili, collocate ai lati della fusoliera, in posizione arretrata rispetto al portello d'accesso, mentre l'arma inferiore veniva sostituita da una in calibro 12,7. Infine, la torretta dorsale fu sostituita da una Caproni Lanciani Delta E, è sempre dotata di un'arma da 12,7 ma di produzione Scotti. Nelle ali erano disposti un totale di 8 serbatoi, che contenevano al massimo 4.148 litri. L'Aeronautica Militare, sul proprio sito, mette risalto i tre importanti primati conquistati dal 506B nel novembre del 1937. Stiamo parlando del record di altitudine con 5.000 kg di carico, raggiunse ben 7.410 metri,
Il record di altitudine con 2000 kg di carico raggiunse quasi 9000 metri e con 1000 kg di carico raggiunse 10.388 metri. Il Cant Z506B ebbe il suo battesimo del fuoco durante la guerra civile spagnola nei reparti dell'aviazione legionaria a supporto dei franchisti. Furono utilizzati in totale 4 esemplari con il compito di supportare e fornire assistenza alle unità navali franchiste, operando con i più vetusti Cant Z501. In seguito, terminata la guerra civile con la vittoria delle truppe franchiste, i velivoli furono ceduti all'aeronautica aviazione spagnola. All'inizio del secondo conflitto mondiale, la Regia Aeronautica schierava un totale di 94 Cant Z506B. Furono impiegati inizialmente in alcune missioni contro obiettivi terrestri in Francia e Tunisia. Dopo la resa francese, i velivoli furono impiegati contro le navi di Sua Maestà. Degna di nota fu la partecipazione del 35° Stormo Bombardamento Marittimo di Stanza Brindisi contro le unità di superficie inglese durante lo scontro navale di Punta Stilo. La battaglia mise alla luce le loro deficienze, sebbene relativamente moderni, soprattutto se confrontati con i velivoli terrestri. Infatti, a seguito delle pesanti perdite dovute agli attacchi della caccia nemica, i reparti da bombardamento marittimo furono sciolti. I Cant Z506 furono relegati a compiti di supporto, di collegamento e da ricognizione. Tutti gli esemplari civili intanto vennero requisiti e trasformati in aerei ambulanza e fu realizzata direttamente sullo schema della versione B la versione S, ovvero versione sanitaria. Quando l'Italia entrò in guerra il 10 giugno del 40, non esistevano reparti dedicati all'attività di ricerca e soccorso in mare. Quello stesso giorno furono costituite 4 squadriglie per il soccorso, ad Orbetello. Si trattava della 612esima, basata a Stagnoni, con gli aerei con gli identificativi Dumb, Goro, Buie, Pola e Cant. Quest'ultimo era il primo prototipo mai costruito. Fu inoltre costituita la 614esima a Bengasi con gli esemplari Duco, Ala, Dodo e Daim. Due altre sezioni con due aerei ciascuna erano basate a Torre del Lago e nell'Egeo, all'Ero, in seguito trasferite a Rodi. Ma anche questi velivoli subirono forti perdite, in quanto la loro colorazione bianca con le croci rosse, se da un lato li rendeva facilmente visibili, non impediva gli attacchi di caccia alleati che le battevano in serie. Per esempio, il 12 giugno del 41, al largo di Malta, gli Hurricane del 46esimo Squadron abbattevano un primo Cant e dopo i caccia del 249esimo abbattevano un secondo Airone in versione soccorso con la registrazione civile Pola, inviato a soccorrere l'equipaggio del primo. Il pilota inglese, nelle sue memorie, si giustificò dicendo che, non avendo visto le croci rosse, pensava fosse un normale velivolo e quindi lo abbatté. E, anche se avesse riconosciuto la registrazione civile e soprattutto che era una versione soccorso, l'avrebbe abbattuto comunque. Nonostante ciò, l'armamento difensivo del Cant Z506 si dimostrò a volte efficace. Infatti furono registrati alcuni abbattimenti. Degno di nota fu l'armiere Pietro Bonannini, che durante una missione effettuata nel Mar Mediterraneo riuscì ad abbattere due Bristol Blenheim. L'8 settembre del 43, dei 70 esemplari sopravvissuti, molti caddero nelle mani dei tedeschi, che lo utilizzarono per le loro missioni di collegamento, logistiche, soprattutto nel Mar Adriatico, tra Pola, Trieste e la Dalmazia, fino al 44. Due esemplari furono catturati dalla Royal Air Force e furono utilizzati da essa. La vita operativa del Cant Z506 però non terminò con la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, alcuni aironi restarono in servizio nella rifondata aeronautica militare fino al 1960, nei reparti dedicati alle operazioni di ricerca e soccorso. Grazie a ciò, un esemplare è ancora in buone condizioni esposto al Museo Storico dell'Aeronautica di Vigna di Valle. Vi consiglio la visita adesso. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto, commentare facendovi sapere la vostra, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.